aereo, ho detto qua andiamo a finire in Siberia. E comunque il primo impatto con i flamani era un po' i belgi, via, i flamani era un po' difficile, perché voi altri italiani dice venite a levare lavoro a noi. E va bene, come tanto te il lavoro ce l'hai uguale. Poi. Una persona che lavorava con mio marito mi ha fatto vedere dove mio marito lavorava, 70 centimetri. 53. Tutto lungo doveva lavorare e lavora così. Naturalmente nel bel manifesto rosa non era spiegato bene né il tipo di lavoro, c'era scritto lavoro sotterraneo nelle miniere belghe, e poi c'era scritto che c'era un alloggio previsto, non dicevano che erano queste baracche. Questo il comune l'ha messo apposta come simbolo. Vedi, io a scuola, podassi il mio fratello, noi chiamavamo macaroni o spaghetti, perché siamo arrivati a prendere il lavoro di qualche due belgi, e anche il mio padre voleva fare bella faccia di parlare la lingua dove lui abita. E la storia ricomincia adesso, perché? Perché adesso tu vedo stranieri che viene dall'Africa, che lavora per 2 euro all'ora, e tutto, e la storia si ripete sempre. Eh? Sono tanti italiani in Belgio. Io quando sono arrivata qua ero veramente sorpresa, perché comunque non so se al mondo c'erano altri posti dove una libreria italiana, con tutti i libri solo in italiano e di soli autori italiani, potrebbe sopravvivere. Non so se c'è un altro posto in cui le condizioni climatiche e culturali possano favorire una cosa del genere. In questo specchio gli italiani di oggi non si vogliono vedere e vogliono assolutamente anche dimenticare che sono stati poveri. Il nuovo ricco può parlare di tutto, salvo di quando era povero, perché questo non lo vuole assolutamente ricordare. E dunque il fenomeno di quando eravamo poveri e migranti è un fenomeno del quale non si vuol parlare in Italia. And I'll take a ship someday, then I'll sail.